Esistono al mondo decine di persone, centinaia, milioni e milioni, miliardi di persone. Cosa ci differenzia l'un dall'altro? Passiamo una vita intera a credere di dover imparare delle cose. Non che questo sia sbagliato, ma se fosse così semplice, l'equazione sarebbe lineare. Più fai e più ottieni. Perché non sempre il sapere, una buona forza di volontà e una cocciuta determinazione sono sufficienti per raggiungere ciò che vogliamo ottenere? Centinaia, milioni, miliardi di persone. Perché alcuni realizzano i propri sogni e altri falliscono nonostante tutti i tentativi? Perché alcuni sembrano fluire verso ciò che vogliono realizzare, come accolti, benedetti dalla vita stessa, mentre altri trovano continui scogli? Non emergono come potrebbero, sono sempre sotto pressione, senza rendersi conto che la pressione è un privilegio, significa che sei in gioco e che ce la puoi fare. La domanda metaforicamente è: perché alcuni riescono a meditare per ore a dorso nudo, svariati gradi sotto zero, mentre altri fanno fatica persino a mettersi a dieta? La risposta è rinchiusa in un arco temporale di 7 secondi, arco temporale in cui avviene qualcosa di molto particolare. Così come ha dimostrato un importante esperimento di neuroscienze, in questi 7 secondi c'è un codice che viene eseguito prima di ogni nostro pensiero, prima di ogni nostra azione. Il problema è che se non conosciamo quel codice, ne siamo vittime. C'è un solo problema. Ti svegli una mattina e ti accorgi che c'era di più che potevi realizzare, che era lì, davanti ai tuoi occhi, ma non lo riuscivi a vedere. Non lo hai saputo, semplicemente riprogrammare. Per chi vede solo acqua, come si fa a spiegare il mare?